Ma ciao, buongiorno, la Cici, ciao. Sono tutta rossa, non si vede perché c'ho l'illuminante, non mi so dare pure la terra. Ciao, bamboloni belli. Allora, tipo, c'è, fra 2 minuti si mangia, quindi dovrò riscappare, però, cioè, l'intro ve lo devo fare, cioè, me so pure truccata, me so pure messa le collane, cioè ritorno alla grande, un grande ritorno con due poppone immense. Ciao bambolone, ciao, hola shiki, ciao. Allora, io spero che stiate bene, so Dio a rota da video, cioè ho un calo pesantissimo da video. Se non so se vedete, sto guardando il pallino, cioè sto diventata una youtuber troppo seria e troppo faiga. Facevo conto, ieri sera mi sono rotta un dente. Mi si è svitato il piercing. Perché quello grosso che ho mi si svita in continuazione. E mentre mangiavo mi è finita la palla sotto i denti. E siccome è una palla immensa e quei poveri denti hanno già acchiappato diversi tonfi, io penso che stavolta di essermelo completamente rotto. Forza, grande Kami. Allora, questo è un video ritorno, non vi basta, non, cioè vi mancavo che mi toccavo i capelli, sì, l'ho sporchissimi, anche se sono 2 giorni che l'ho lavati, fanno recere. Allora, vi avevo detto che sarei stata via tantissimo. Allora, sono stata via circa 2 mesi e per me è già tantissimo, cioè non so se mi spiego, che per me è già una balla di tempo. Dunque, ho già registrato qualche video, nel senso che poi vi metterò a dritto, perché comunque sono già qualche giorno, già una settimana e qualcosa e sono a casa, però ho aspettato comunque a farli per una questione di tutto, insomma, mi sono un attimino riconnessa con la mia famiglia, cioè un attimo ho ripreso, ecco, guarda che ciantellata di cazzottone mi sono data. E quindi ho detto, vabbè, poi comincio, infatti vedete, eccomi qua. Volevo vedere addirittura quanto riuscivo a stare senza, ma niente, me la faccio. Ragazzi, mi siete mancate in una maniera incredibile, non i social quanto proprio voi. Vorrei farvi notare che veramente sto tornando con il botto, cioè mi sono messa. Questo è un regalo. Allora, io come sapete odio collane e braccialetti, però no, odio. Allora, i braccialetti me li sono sempre messi, però collane e anelli è una cosa che anche se mi piacciono, l'ho sempre portati proprio per una questione di, non lo so. E invece, siccome questo è un regalo, è un po' alla yo-yo, cioè è un troiaio, nel senso, credo sia un troiaio, Allora, invece questo poi è una vita che ce l'ho, anche questo è un ricordo. Allora, niente bimbe, io spero che stiate bene, io sto benissimo, anche se il mio percorso sarà molto lungo e ispido, però con voi vicino si fa tutto. Quindi, sono ingrassata, cioè allora, a parte le puppone che ora ho così perché sono nei miei giorni e in più ho il reggiseno push-up, quindi cioè, non è che ho questo seno di lì. E in realtà ho preso pure diversi chilotti, ve li volevo far vedere, ma non so se riuscirò a farveli vedere, penso di no. Perché se vado lontano non vedete una frazza. Sì, insomma, bimbe, ho preso diversi chili. Ora sto tenendo la pancia, ok. Basta, non andiamo troppo a sputtanarci in diretta. Allora, cosa dire, cosa dire? Niente, allora, questo era un video comunque di saluto. Qua è nevicato anche stanotte. Mi sono truccata perché, tipo, non mi sto truccando più. Nel senso, gli occhi non li trucco praticamente con le palette o così. Mi faccio una bellissima base con l'ambaradan, ciglia finte e l'occhio completamente struccato e mi sta piacendo da pazzi questa cosa. Però oggi avevo voglia di fare un video bom 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 e quindi l'ho fatto. C'ho tutti i denti rotti, probabilmente mi sta facendo male un dente, poi c'ho due carie enormi. Ve ne può fregare di meno, però vabbè. Devo ringraziare. Allora, sono abbastanza arrabbiata perché non mi avete sostenuto per niente, cioè mi avete completamente dimenticato. Io non ho trovato pochissimi commenti di sostegno, brutte stronze. No, sto scherzando.
Però sì, mi aspettavo sinceramente kamish manki, kamish manki, kamish manki, invece poche. Dai, sto scherzando. Comunque, ringrazio Paola, Paola Style, a cui mando un bacio gigante perché ho guardato anche il suo video e mi ha nominato e gli mancavo. Eccomi, Paolina. E poi vorrei. Ho conosciuto una ragazza che io poi ho scoperto che io e questa ragazza ci siamo pure sentite. Che avevo confuso con la Mirna, ecco perché alla Mirna avevo detto che faceva l'os, invece era lei. È una ragazza stratatuatissima che anzi voglio contatterò ora che sono tornata, la voglio contattare e fa dei video molto molto simpatici, devo dire. E quindi niente, anche lei ha parlato di me in un suo video e la ringrazio tanto. E anche lei ha detto un po' questa situazione del non è che se uno comunque famoso, poi lo sapete che io cosa penso del mio essere famosa, cioè io non sono famosa, però se uno comunque ha un tot di visualizzazioni non è che poi la gente si deve fare i cazzi di questa persona fino a questo punto. E però lo capirà anche lei se piano piano crescerà, che ci sono delle persone che comunque c'è, cioè, guai che figa che so. Cioè, sono proprio una gran faiga. Qui, anche se è nevicato, è un bollore a palla, perché come dovete sapere io quando parlo mi agito e abbiamo i termosifoni a padetta. Comunque sono diventata veramente calorosa, io non ero così calorosa. E niente, bimbe, dai, non so cosa dirvi, perché comunque stavo aspettando di andare a mangiare, invece vedete c'è più tempo. Allora, sulle labbra, per chi naturalmente lo vorrà sapere, cioè guardate cosa c'ho. E chiudo. Ho già fatto il video di questi che naturalmente vi metto prima questo e poi il video di loro. Arrivo! E ho preso soltanto i due lippini. Poi mi sono presa una palette da pazzi, 40 euro di palette, ve la faccio vedere. E con questo chiudo, fatemi sapere se vi può interessare. Ho fatto un get ready with me. Io ho fatto due video praticamente. E niente, figliole, ho un sacco di video da fare. Vi voglio parlare in un video di me e di questa situazione. Ora vi metterò comunque su YouTube, farò un cosino di quelli con le domande. Ho qualche tatuaggio nuovo, voglio farmi dei microderma nuovi. Allora, sto lavorando tantissimo su me stessa e questa cosa è molto difficile, perché io mi sto rendendo conto che devo cambiare totalmente, non totalmente, però tantissime cose di me, tantissimi pensieri, tante ideologie, nemmeno ideologie, perché le ideologie rimangono bene o male stesse, a parte c'ho capelli bianchi, cioè, e con questo chiudo, e sempre più tanti. Non ideologie, però mi rendo conto che comunque il mio essere, il mio modo di vivere ha condizionato tantissimo tante delle mie scelte, tanti dei miei modi di fare, tantissime cose di me. E sto lottando con questa cosa perché io mi ritrovo a lottare con una Camilla che veramente adesso deve. Cioè, qui è un casino. Ecco, poi parole. E niente, ho dei pacchettini vostri, ho un sacco di roba perché comunque ho fatto acquisti. Allora, non acquisto compulsivo, mi sto contenendo perché comunque ora io aspetterò qualche mese, sto qua dai miei e Aline lo stesso dai suoi e cerchiamo di mettere un attimo da parte due soldi per poi organizzarci senza fare le cose di fretta, perché tanto non serve fare le cose di fretta, quindi ho un sacco di soldi da parte, questa cosa mi rende felicissima. Poi che altro dirvi? Che adesso vado a mangiare e poi magari riprendiamo il video. E niente, ora comunque poi voglio che mi facciate delle domande rispetto a, perché poi voglio che mi chiedate, chiediate delle cose. E niente, bimbe, ho fatto il tatuaggio di Axe, è molto bello, però ci sto lavorando, è finito. Ve lo farò vedere magari. Però niente, bimbe, dai, vado a mangiare. Ho scoperto che mettendo, l'ho scoperto adesso, mettendo in pausa il video, magari vi faccio il video totale. Quindi adesso vediamo però perché se lo metti in pausa e ci stai tot secondi, ok. Però se lo metti in pausa e poi magari vai a mangiare e il video se ne va. Comunque adesso provo, altrimenti poi ve lo metto insieme, ok?
dopo, my love. Allora, ho mangiato e sono di ritorno. Questo a tavola non è durato assolutamente niente, a differenza dell'altro che ho preso, e comunque poi io vi ho fatto un video di quando mi sono arrivati, appena arrivati, perché ero troppo emozionata e non avevo neanche mai fatto un video, prima impressione spacchettamento, lo spacchettamento. E m'era rimasto appunto l'altro, che poi vi metterò e vedrete pure il video. Se vi interessa, vi faccio un primo impressioni. Ma badate i capelli, cioè, un primo impressioni, magari me lo do a una tot'ora e si guarda quanto mi regge. E vi posso garantire che me ieri mare tutto il giorno. Mi sono messa a letto, mi sono svegliata, ho mangiato, ho preso il caffè, ho fumato. Lui era sempre lì, si è mosso. Quindi questo era un video per dirvi che sono tornata, mi siete mancate, e che ho intenzione, o almeno cercherò di prendere YouTube fino a che comunque sono in disoccupazione e me lo posso permettere, che me la voglio godere, proprio perché questi mesi di disoccupazione voglio vedere se riesco a gestire un attimo YouTube un po' meglio. Quindi voglio trovare un bel programma, non esageratamente di editare, lo sapete, io non edito, io metto e spiattello. Però anche le luci, anche vedete ora, una luce così è uno spettacolo. Ora io ho visto quelle luci tonde che costano sulle 70 euro, non sarebbe neanche una cifra esagerata, però ho visto che si possono fare a mano, quindi vediamo se la riesco a fare a casa, di modo che spendo meno. Ve lo dico, voglio vedere. Allora, io ho messo qualche pubblicità in più, no? Nei vecchi video, non so se vi ricordavate. Io, bimbe, non ho visto tutta questa differenza. Cioè, io non capisco, o davvero veramente ne dobbiamo mettere una diecina in un video di pubblicità, perché altrimenti io non credo che ci sia tutta questa grandissima differenza. E comunque vabbè, e poi voglio ringraziare, come vi ho detto, queste ciche. Questa ragazza si chiama Alessandra Menini. Andate a darci un occhio, perché secondo me è una ragazza in gamba. Anche lei è molto tatu. Quella vi dicevo di anzi, solo non mi ricordo se ho finito il discorso. Comunque, ora poi la voglio risentire, voglio sentire un po' anche lei. E quindi niente, dai, qualche cosina in più. Fatemi sapere, magari cercherò di essere interattiva, nel senso di chiedere a voi se avete qualche video vi interessa, qualche cosa. Poi ho intenzione appunto ora di fare un video su questa cosa che mi è successa. È un video molto particolare, perché è un video appunto dove vi stavo dicendo che appunto io ultimamente sto cercando di, non sto cercando, sto lavorando su me stessa, e quindi devo cambiare determinate cose. E la cosa mi sta mettendo abbastanza in crisi, perché comunque veramente, cioè, devo cambiare delle cose di me che, cioè, è tosta la situation, è tosta, però io non credo negli psicologi, anche se non siamo tutti uguali e anzi fanno comodo. Io ora adesso mi sto facendo seguire, però è incedere uguale, comunque per adesso, perché dice ci voglia tantissimo tempo comunque per avere dei risultati, però sto comunque anche facendo un percorso mio personale. E quindi mi sto autopsicanalizzando, ho comprato dei libri di psicanalisi, ho dei libri, insomma, e vediamo un po'. Il make-up sto da fare vedere un po' di cosine. Sono anche molto brava, devo dire, perché nonostante tutto, sì, acquisto qualcosina, però ho intenzione mi sono data dei tot di soldi da spendere, non troppi di più, qui, la la, c'è. E quindi dai, insomma, sono contenta e veramente vi giuro mi mancavate in una maniera pazzesca. Il trucco di oggi è venuto anche abbastanza caruccio, carino, cioè, non mi dispiace, ecco. Ho usato la Huda Beauty, naturalmente la fake. E niente, bambole, vi voglio vedere più interattive, perché mi sono arrivati pochissimi messaggi su Gmail. Questa cosa non mi piace, perché io vi voglio sentire attive. E poi che altro? Fatemi tutte le domande che volete. Ora questo video lo voglio strutturare per bene, deve essere una cosa fatta abbastanza bene. No, abbastanza deve essere fatta bene. E niente, figliole, non ho altro da dirvi.
La mia vita adesso, comunque, nonostante tutto, è sempre molto da pensionata, nel senso non ho una vita super iperattiva. Devo aggiustare la macchina, quindi riprendere pure la macchina. Non esco molto, anche perché allora, inizialmente, questo mio come si può dire? Questo mio cercare interiormente di mi ero un po' afflosciata, nel senso, ma no, afflosciata, però me la sono dormita tanto. Cioè, io il pomeriggio, ora, per esempio, il pomeriggio dopo mangiato io vado a letto come le persone anziane, mi faccio il mio sonnellino pomeridiano. Prima era anche di 4 ore pomeridiane, però adesso mi metto lì, un paio d'ore dormo, poi mi sveglio, faccio le mie cose, nel senso, disegno i miei tatuaggi, leggo tantissimo, infatti ho anche dei libri da farvi vedere, che ho letto, però ecco, non avrò una vita molto movimentata. Con Aline abbiamo deciso comunque di vivere, nel senso di tornare ognuno per conto suo, cioè io dai miei e lui dai suoi, e ci viviamo il rapporto da 16 anni, cosa che noi, no, quel rapporto lì, quel passaggio lì l'abbiamo praticamente saltato, perché noi dopo un mese che ci vedevamo abbiamo già cominciato a vivere l'uno con l'altro, a casa l'uno dell'altro, e secondo me è un passaggio che è importantissimo, perché comunque sì, ti godi lo stare insieme il pomeriggio, ti godi determinate cose che stando insieme tutto il giorno poi è diverso. E siamo più innamorati che mai. E anzi, faremo un video anche su questo. Nel mio momento di transizione la testa è andata dove non doveva, nel senso mi sono un po' persa, non mi riconoscevo e ho avuto dei problemi di, però mi hanno detto tutti è normale, cosa che secondo me non lo è stato assolutamente normale. Mi voglio provare a fare una riga nera nell'occhio, ora c'ho benzo. E secondo me non era per niente normale questa cosa. Però mi è stato detto da un sacco di amiche mie che comunque hanno vissuto la mia stessa situazione che è normale. Allora, secondo me non lo è, ribadisco. Però l'importante è. Allora, io non rimpiango niente, nel senso, io quando le cose le faccio e non le rimpiango, cioè nessuno mi obbliga a fare niente, quindi nessuno mi mette una pistola alla testa, nessuno fa questo, nessuno fa questo e nessuno fa l'altro, però non lo so, ero momentaneamente disconnessa, nemmeno disconnessa dalla realtà, perché in quel momento la mia realtà era quella. Però ho anche deciso di non fare la ragazzina, nel senso, siccome quando avevo 14-15 anni facevo sempre così, facevo una cosa che in quel momento mi. Allora, in quel momento volevo fare una cosa, ok, la facevo, senza ragionare poi su né perché, né per come, né quello che sarebbe potuto venire dopo, e né tantomeno quello che avrebbe potuto scatenare dopo, no? Allora, questa cosa ho deciso di non farla più, nel senso, io mi ero messa la matita della Kiko sotto l'occhio, quella ramata, che è bellissima, che però è praticamente scomparsa, però. E invece di fare questo, ho deciso di, one moment, come, please. A parte sto imparando l'inglese e questa cosa, cioè, oh my god. Perché con Aline, a parte mi sta insegnando, perché è da un po' che lui mi sta insegnando, perché Aline parla molto bene l'inglese, sta insegnando, sta insegnandomi, sta cercando di insegnarmi l'inglese, ma io so degoccio, però ce la stiamo a fa. Poi stiamo decidendo di fare un viaggio, quindi stiamo decidendo di andare da qualche parte all'estero. Allora io voglio andare, io non sono mai uscita dall'Italia, perché comunque quello che facevo mi ha costretto dove ero, cioè non mi interessava andare a Gino. E adesso vogliamo andare a fare un po' di girate, giratine. Anche in Italia non mi dispiacerebbe avere delle tappe, perché Venezia, per esempio, l'ho mai vista. Sì, al sud sono andata da piccola, ma comunque non me lo ricordo. Quindi mi piacerebbe anche. E quindi ci stiamo organizzando. Comunque, non vi trattengo oltre.
Niente, vi volevo veramente dire che mi siete mancati tanto, vi adoro, vi love, siete il mio più grande sostegno, voglio delle lettere vostre e delle mail vostre. Ah, ragazzi, scrivete, non vi azzardate ad abbandonarmi così, mi avete abbandonato. Io mi sento molto, molto abbandonata e mi dispiace questa cosa perché ho trovato veramente pochissime mail vostre e questa cosa mi è dispiaciuta tanto. Non credevo, pensavo su Instagram qualcosa in più c'è, però speravo davvero che voi foste un po' più attive. Quindi io vi aspetto, ok? Aspetto le vostre mail. Dunque, dopo questo, vi mando un grande bacio, fatemi sapere qualsiasi cosa, io adesso ho due video già fatti da mettere, poi quello dei prodotti, dei due prodottini Mulac e un altro Get Ready, dove però non vi parlo di grandi cose, ma vi mostro qualche prodottino che ho preso ultimamente. Vi voglio fare una sbocciata e poi questo video importante di cui vi dicevo lo voglio sviluppare in dei punti, di modo che non mi ritrovo poi magari parlare come faccio, perdermi e chi si è visto si è visto. L'aggiornamento tatuaggi ve lo farò perché ce n'ho altri due fatti freschi di 2 settimane fa, no, 1 settimana fa. E niente, io vi mando un grande bacio, un grande bacio, siete il mio più enorme e grande sostegno e vi voglio vedere che mi sostenete, quindi voglio un messaggio, ve lo dico, messaggi su Gmail, le vostre idee, le vostre cose. Quindi, dopo questo, farò anche un video piccolo di 60 minuti. 60 minuti? 60 secondi su Instagram per dirvi che sono tornata. O vi metto una fotina adesso, vedo. Io vi mando un grande bacio, vi adoro, siete il mio più grande sostegno, enorme, siete le mie boe. Fate brave, spippeggiate poco. Ciao, bambolone! Forza, Camille.